Arriva a Modena in un campo quasi sempre avverso ai colori azzurri, la prima vittoria stagionale in trasferta. L'Empoli supera appunto i Canarini per 2-0 con gol di Tavano e De Boucher. Andiamo adesso per pianetaempoli.it e Teleempoli, la TV ufficiale dell'Empoli Calcio, ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, nella lista delle cose da fare al primo posto c'era non perdere a Modena, abbiamo vinto e a merito. Sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione, la squadra ha giocato a buoni livelli, specialmente nel primo tempo, nella parte del secondo. Poi abbiamo avuto 10 minuti dove siamo stati messi in difficoltà, è stato bravissimo Pellagotti con tre paratone, poi quando abbiamo fatto il secondo gol abbiamo chiuso la partita. Però mi è piaciuta la personalità con cui la squadra è scesa in campo, come è scesa, come è stata, come ha lavorato, e questo è molto importante. Dobbiamo continuare a lavorare così e continuare su questa strada. Ecco, io ho detto un Empoli senza paura, era più il Modena che aveva paura quest'oggi. Sì. Forse sei condizionato anche loro dai risultati, dalla situazione che hanno in classifica. Magari in casa si sente più il peso di vincere la partita. Noi invece abbiamo giocato come dovevamo fare. Devo dire che i ragazzi hanno fatto benissimo, però non bisogna abbassare la guardia perché il campionato è lunghissimo, i 50 punti arrivarci ce ne vogliono ancora tanti. Nel primo tempo qualche errore l'abbiamo visto, pesa su tutti. Poi non ha pesato, grazie a Dio, visto la vittoria, quello di Boucher davanti al portiere forse pensava di essere un offside. Nel secondo tempo ho visto una squadra messa bene in campo e che non ha sbagliato un passaggio. Sì, sì, devo dire che la squadra si è comportata ottimamente, ha fatto quello che doveva fare. No, siamo contenti di questo, stiamo crescendo anche fisicamente, la squadra, quello che sta prendendo la sua identità di gioco, una sua identità precisa, sa cosa deve fare nelle due fasi, nella fase di possesso e di non possesso. Anche oggi aver fatto i due gol è stato importante, ma soprattutto è stato importante non subirne. Noi in tre partite abbiamo subito zero gol, vuol dire che stiamo migliorando molto anche in quel senso. Vuol dire che sono i frutti del lavoro di Mister Pill non pagano? No, non voglio dire questo, voglio dire che la squadra adesso sta prendendo consapevolezza dei propri mezzi, quando arrivano i risultati viene anche l'autostima e viene anche più semplice il lavoro. Sappiamo, Mister, quanto è importante il centrocampo e oggi il centrocampo ha giocato molto bene. Io vorrei spezzare una lancia a favore di Mirko Valdifiori, spesso criticato nel corso di questa stagione, e oggi ha giocato veramente bene, Mirko. Sì, sono stato molto contento, ero molto indeciso se farlo giocare o meno, ma l'avevo visto troppo bene in settimana e io ho molta fiducia in lui, ho molta fiducia in questo giocatore, perché so che può dare molto. Di contro, Mister, l'esclusione di Moro a cosa è dovuta? Che ho scelto Signorelli e in panchina ha portato Coppola, perciò non potevo portare due mediani in panchina, è stata una scelta tecnica. Oggi rientrava Coralli, il Cobra ha tenuto bene il campo, abbiamo visto poi anche la personalità e l'esperienza che ha messo in questa partita. È molto importante, non si può negare l'evidenza, è chiaro che anche lui adesso deve prendere la condizione migliore. Però con lui in campo la squadra ha una sua fisionomia diversa, insomma, sì, è uno che ti fa salire la squadra, ha carattere, è determinato, insomma, per noi giocatore recuperato molto importante. Cosa ha combinato tuo fratello Albino che è stato cacciato? Non lo so, non l'ho visto perché ho visto che magari c'è stata qualche protesta, che poi capita nel corso di una partita che magari qualcuno si lascia andare. Si è sempre detto, Mister, che la medicina sarebbe stata la vittoria è arrivata, adesso si potrà iniziare anche a lavorare con una maggiore serenità. E non possiamo essere molto sereni perché purtroppo siamo sempre nei bassi fondi della classifica. Perché corrono anche le altre. Eh sì, dobbiamo arrivare a 50 punti. Il campionato è questo, dobbiamo cercare di arrivarci lì. Però sono fiducioso perché vedo che la squadra sta crescendo, vedo che tanti giocatori stanno crescendo e questo è molto importante. Senti, il Modena te lo aspettavi così o ti aspettavi qualcosa in più da giallo-blu? No, mi aspettavo una partita tosta, anche loro hanno avuto le loro occasioni. Purtroppo nel calcio gli episodi poi ti fanno vincere o perdere una partita. Diciamo che oggi gli episodi li abbiamo portati a nostro favore. Adesso pensiamo al Verona. Sì, portiamo questa partita molto importante. Grazie, Mister. Grazie. È tornato il Cobra, è tornato Claudio Coralli, oggi schierato dal primo minuto da Mister Pillon. Partiamo dalle tue condizioni, come stai, Claudio? No, sto bene fisicamente, sono contento perché abbiamo fatto questa vittoria fuori casa che era da tanto. E penso fisicamente oggi stavo bene. Devo riprendere un po' il ritmo partita, però voglio tornare a fare gol al più presto. Spero sabato prossimo in Castellani davanti ai miei tifosi che gli voglio dedicare questo gol. Un buon Empoli, un Empoli che è entrato in campo con la mentalità giusta, ha giocato con la mentalità giusta e gioco forza, sono arrivati 3 punti. Sì, abbiamo concesso un po' sull'1-0, fatto 2-3 miracoli Pellagotti, che è stato secondo me fondamentale oggi per queste parate, però penso che oggi c'eravamo in campo, abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto il primo tempo che abbiamo fatto un primo tempo di carattere, poi
abbiamo fallito qualche gol, però questa vittoria ce la godiamo ora. Spesso è il carattere appunto che è stato criticato, oggi il carattere non è venuto meno e la tua presenza, oltre insomma alla qualità e ai gol che porterai più al futuro, la si è vista anche nella tanta esperienza che ho visto prendere alcune punizioni proprio di mestiere. No vabbè, ringrazio la squadra perché mi aiuta tanto, mi dà quella grinta giusta, però voglio dire che non bisogna sederci ora, perché sabato abbiamo un incontro fondamentale per noi, perché abbiamo queste 4-5 partite e sono importantissime da vincere. Poi ora sono 3 risultati consecutivi che facciamo, vediamo di fare tanti punti in queste 4-5 partite. Benino già l'intesa con Tavano, insomma noi ci stiamo già pregustando per quello che verrà di qui al futuro. Sì, bisogna ancora allimarla un po' meglio, piano piano, giocando insieme. Poi era la terza partita che facevamo insieme e penso che poi farò gol anch'io in questi tempi. Come hai vissuto, Claudio, da spettatore, questo momento degli Azzurri, che poi insomma è anche la tua squadra, oltre che dove giochi, la tua squadra del cuore? Sì, è la mia squadra del cuore, lo so male perché da fuori non puoi fare niente. Io ero ritornato troppo presto in campo e ci sono ricascato, mi sono ristrappato un'altra volta. Ora che sono guarito, spero, mi tocco perché no, spero di dare qualcosa a questa squadra e a questo gruppo e ai nostri tifosi che non meritano di stare laggiù. Per chiudere, Claudio, è questa la strada giusta, chiedo a te? Sì, perché oggi abbiamo vinto di carattere, abbiamo tirato fuori tutto, qualcosa in più e abbiamo vinto la prima partita fuori casa. Alberto Pelagotti, oggi possiamo definirti l'eroe di Modena. No, no vabbè, oggi merito soprattutto di tutta la squadra. Credo che oggi insomma abbiamo fatto una partita veramente perfetta sotto tutti gli aspetti, eravamo in campo, siamo stati cinici, attenti su tutti i palloni, abbiamo concesso poco o niente e siamo stati insomma veramente bravi a portare a casa questi 3 punti. Devo accedere quel che dice, se l'hai fatto 3 parate Alberto oggi, che nemmeno il miglior Buffon. No vabbè dai, quelle chiaramente un portiere deve far quello, come un attaccante deve far gol, un portiere deve parare, quindi insomma sono contento della mia prestazione, anche se c'è tantissimo da migliorare sotto tanti aspetti. Credo insomma che soprattutto oggi l'Empoli sia stata una squadra unita e abbia lottato su tutti i palloni e sia stata veramente brava a sfruttare quelle 2 palle e portare a casa questi 3 punti che ci danno una boccata d'ossigeno veramente importante. Brava a non perdere nemmeno mai la concentrazione e non aver paura della partita. Esatto, infatti la cosa che più mi è piaciuta è che non abbiamo avuto paura di portare a casa il risultato, mentre altre volte magari eri sull'1-0 e avevi timore, questa volta siamo stati veramente bravi a tenere il campo. Punti fondamentali per il futuro, Alberto? Sì, soprattutto intanto per la classifica, veramente fondamentali, però soprattutto per il morale, perché aver fatto questi, non dimentichiamoci anche le 2 partite prima, che sono 2 risultati positivi, 3 punti e 1 punto, e quindi aver fatto 3 partite con risultati positivi è stata un'iniezione di fiducia enorme. Per chiudere, spesso a te abbiamo chiesto come sta lo spogliatoio dopo le sconfitte, oggi ti chiedo come sta lo spogliatoio dopo questa vittoria. Bene, sta benissimo, cioè, chiaramente ancora siamo in una posizione precaria, quindi sappiamo che dobbiamo esultare moderatamente, però siamo contentissimi, stracontenti di aver fatto questo risultato e lo spogliatoio è unito come sempre. Prendiamo una lancia a favore del Cobra, che insomma, è tornato a giocare e darà da qui in avanti una grande mano. Sì, no, sicuramente Claudio è uno che dà tanto alla squadra, non solo per come gioca ma anche per la sua presenza in campo, e credo che insomma sia stato bravo oggi il mister a dare fiducia alla coppia Tavano Coralli, che hanno veramente insomma dato noia alla difesa avversaria. Dani, è una vittoria importantissima, 3 punti preziosi, ma soprattutto oggi sottolineiamo la grande prestazione che ha fatto la squadra. Sì, perché se la prestazione c'è, 99 su 100, sono anche 3 punti, c'è anche la vittoria, o meglio, non si perde. Oggi abbiamo fatto la partita che volevamo fare, come l'abbiamo preparata, e abbiamo trovato una squadra comunque sia in una situazione simile alla nostra, e quindi noi lo sappiamo cosa vuol dire trovarsi in certe situazioni quando non ti vengono le cose. Oggi invece sembra quasi che è girata un po' la ruota. Soprattutto l'Empoli non è mai andato in sofferenza.
No, di la verità no, a parte a Sprazzi quando poi mi ha fatto gol e loro hanno provato un attimo a pareggiare quando è entrato Di Gennaro, così ci ha messo un po' di difficoltà, poi in contropiede siamo stati bravi a rifar gol noi e quindi è stata la partita che volevamo fare, diciamo. Guardando al reparto difensivo, quello appunto dove stazioni tu, spesso abbiamo in alcune occasioni criticato la mancanza di concentrazione, alcuni gol presi da palle inattive, soprattutto all'inizio del secondo tempo, oggi ne sono arrivate tante, palle in mezzo, soprattutto da Nardini, insomma Daniele, tu, Stovini, il resto dei compagni, perfetti. No, no, infatti è quello che fa differenza, la differenza la fa la concentrazione, soprattutto per noi difensori quando arrivano ste palle, sti cross, le marcature, è un attimo, è una frazione di secondo a prendere gol. Importante anche il rientro del Cobra, abbiamo visto anche tanto Mestieri insomma nella sua partita. Ah, il Cobra, non so come si chiamasse il Cobra. Coralli. Coralli. È importante sì Coralli, lo sappiamo che Coralli è un giocatore importante, se sta bene con Tavano diciamo, è la coppia perfetta, diciamo, si trovano a menadito, diciamo. La classifica l'avete guardata, avete fatto come noi un sorriso? Sì, la classifica la guardi per forza perché trovarsi un attimo risollevati fa piacere, però bisogna per terra. Guardarla un attimo e poi pensare subito che siamo pensare subito con i piedi per terra, essere umili e pensare che il campionato è lungo, sia per venirne fuori che sia per un attimo trovarsi un'altra volta lì nel calderone. Chiaro che i problemi non finiscono chiaramente con la vittoria di oggi, però questa è la strada giusta. Certo, no, è importante la vittoria di oggi, è fondamentale. È normale che è un punto, diciamo, di ripartenza, perché come abbiamo già detto abbiamo vinto con Nocerina, un pareggio in casa un po' sofferto così, però vedi abbiamo avuto continuità, comunque sia. Mi ripeto, oggi non abbiamo ripreso gol, per fortuna mi ripeto perché oggi non abbiamo ripreso gol, è una cosa importante, merito anche del nostro portiere che ha fatto delle grandi parate. Grazie mille Daniele.